Un orgogliosissimo terzo spazio si sta per connettere con noi, una vera e propria icona della musica, non locale, non nazionale, ma è il caso di dirlo, mondiale. Questo è il suo ambiziosissimo progetto. Vediamo la clip. La sua mente creativa ha sfornato successi mondiali e adesso avete visto e ascoltato chi è andato a toccare il grande Lucio Battisti, ma lui è altrettanto grande ed è con noi. Christian Marchi, hello! Ciao Andrea, ciao a tutti, grazie per questa opportunità e grazie per le bellissime parole, soprattutto per il grande, raro di questi tempi. Io, mentre ascoltavamo il pezzo, veramente ballavo, voglio uscire, voglio andare a ballare e questo pezzo mi mette tanta voglia. Come nasce? Sì, guarda, nasce, credo che Lucio Battisti in particolare con il Nastro Rosa faccia parte un po' del nostro DNA da buoni italiani. E da sempre ho amato questo pezzo, quindi era arrivato il momento di dargli una veste un po' più internazionale, in un momento, cioè in un periodo in cui l'ho sentito remixato in tante vesti molto auseggianti, molto più o meno tutte uguali, diciamo, i remix che erano usciti, e avevo voglia di fare una versione un pochino diversa. L'avevo fatta per creare un mio bootleg per le mie serate. Ricordiamo che i bootleg sono quei remix non autorizzati che un DJ fa, ovviamente, ad uso personale, era al fine delle mie performance, e devo dire che ho avuto degli ottimi feedback. Sono rimasto veramente molto entusiasta per i feedback che ho ricevuto e ho deciso di ufficializzarla. Da lì ho contattato il Massimiliano Maci Feriani, che è questo cantante della band, cover band di Lucio Battisti, che ha ricreato, diciamo, ha fatto rivivere le stesse vibes, le stesse atmosfere di Lucio, almeno canore, sonore, la stessa timbrica, e abbiamo fatto questa nuova versione. Christian, ma parliamoci chiaro, a Radio Base l'avrebbero passato questo pezzo? Allora, credo proprio di sì, che l'avrebbero passata a Radio Base, grazie anche per il Radio Base, da ovviamente che fa parte del mio DNA, perché della mia crescita anche Radio Base, che è stato un periodo bellissimo della mia vita. Non so se abbiamo avuto modo di incontrarci quando io lavoravo a Radio Base, Andrea? No, purtroppo no. No, ecco, però devo dirti che lo avrebbero passato, perché era una radio che sicuramente il pomeriggio aveva uno spazio molto ampio dedicato alla dance. Ti manca essere anche uno speaker radiofonico? Allora, devo dire che sono sicuramente l'attività di speaker ti completa molto e ti dà la possibilità di continuare a perfezionare ogni giorno quel piccolo punto percentuale il tuo appunto livello di public speaking e di capacità di intrattenere il pubblico attraverso un microfono, attraverso un video, che sicuramente fa bene a noi, fa bene al nostro lavoro, a tutto. Però devo dirti che sono talmente immerso nell'attività di produzione dalla mattina tarda fino alla notte che veramente non avrei spazio per fare altro. Ti sarò sincero, qui in Puglia, in Basilicata, la scena dei club è un po' spenta e credo e spero si risveglierà in estate, in lungo e largo, per tutta la Puglia. Come definiresti attualmente, nel 2024, la scena del clubbing in Italia? Allora, bella domanda Andrea, grazie. Devo dirti che sicuramente la stagione invernale ha spento un po' gli animi in generale, perché arriviamo da un momento in cui la trend line principale è la musica trap, quindi la scena urban. La scena trap impone ovviamente ospitare artisti trap, non tutti i club potevano permetterseli, e chi ha fatto a volte l'azzardo di ospitare artisti sovradimensionati rispetto alla capienza e rispetto a quello che poteva essere il loro cassetto, la loro tasca, ha rischiato grosso,
a volte si è fatto male, a volte è andata molto bene, per fortuna. E quindi ci sono stati purtroppo un po' di morti e feriti durante questa stagione invernale. Sono certo che durante l'estate un po' tutta l'Italia, il mio era un discorso generale, non geolocalizzato, certo, nella vostra zona, però sono certo che soprattutto la Puglia e ovviamente il Salento in primis, ma la Puglia non è solo il Salento, ricordiamolo, durante l'estate darà il via a spettacoli incredibili uno dietro l'altro, perché ci sarà quel periodo soprattutto nei mesi più caldi come agosto, dove ci saranno un sacco di ospiti in Puglia provenienti da tutto il mondo. Quali sono i tuoi posti club e non solo del cuore qui nella nostra regione? Allora, sicuramente devo dirti che in Puglia Praia Gallipoli, Vega Gallipoli sono i miei due club con i quali collaboro da tanto tempo, soprattutto la Praia, che ci collaboro dal, se non sbaglio, 2011-2012, se non sbaglio. Appena aprì appunto la Praia, io fui uno tra i primi ospiti fortunatamente della Praia, e dall'epoca ci siamo vicendevolmente innamorati l'uno dell'altro e abbiamo sempre lavorato in sinergia, stando attenti a volte a non avere una sovraesposizione, perché poi un po' come tutte le cose il troppo stroppia, quindi non bisogna mai esagerare con la presenza, e di anno in anno abbiamo sempre cercato di non sovraespormi agli eventi della Praia, perché magari avrei rischiato sicuramente di dare una percezione diversa di quello che è il mio valore. È tempo di pianificazione delle vacanze estive per chi le potrà fare, vi auguro, il più grande numero possibile. Se tu fossi un amante del clubbing con un portafoglio dedicato alla vacanza basico, dove andresti, su quale meta punteresti? Io devo dirti, da buon italiano, io in Italia, ragazzi, in Italia si mangia bene, si sta bene, fate quello che volete compatibilmente con i limiti che la legge impone e sicuramente l'educazione civica impone, perché è importante anche quella. Non c'è un posto in particolare, ma io veramente mi farei le mie belle vacanze in Italia, e poi ovviamente c'è tutto l'anno per andare nei paesi caldi fuori da qui, e durante l'estate, perché no, fare una capatina Ibiza, Palma de Mallorca, però devo dirti che le vacanze io me le giocherei proprio qui in Italia. Riascoltiamo un pezzo del tuo sound e poi la chiacchierata, se me lo concedi, continua, vediamo. When the bass kick bumping up in the club, pour another shot and show me some love. I wanna get the party going, ladies to the front. Now let me see you shake it and turn the music up. Grab another bottle, party with some models, fast cars, superstars, leave the club tomorrow. Fast Car and Superstar, in conversazione con noi c'è Christian Marchi, stiamo parlando di tutti i suoi ultimi progetti, ma anche un excursus, me l'hanno suggerita questa parola, non è farina del mio sacco, sulla sua carriera, della quale spero vada altamente orgoglioso. A parte l'Italia, qual è il paese dove ti si ama di più? Allora, devo dire che con il mio primo disco che mi ha, diciamo, portato sulla scena internazionale, che si chiama We Are Perfect, l'Australia mi ha accolto a braccia aperte dal 2007. Qui dietro, quindi? Sì, e ho fatto 4 anni di tournée in Australia, incredibili, bellissimi, tra Melbourne, Sydney, Brisbane, Gold Coast, Adelaide. E ti devo confessare una cosa, Andrea, che nel 2010, quando ho fatto la prima tournée in Australia, io sono arrivato a Melbourne dopo 24 ore di volo ed ero accolto, perché ovviamente il mio disco era ai primi posti dell'Aria Chart. L'Aria Chart in Australia è una classifica molto importante, sì, che ospita artisti della musica rock, della scena rock, della musica pop e della musica dance. Io ero in top 10. Ora non mi ricordo se è il numero 3 o il numero 6, perché è passato molto tempo, però ero in top 10 e quindi c'era un'attesa pazzesca. Io non ero così cintura nera di inglese, non lo sono tuttora, perché non parlandolo tutti i giorni poi perdo quella terminologia e quella,
quel modo di appunto costruire i discorsi in inglese che è differente dall'italiano. Arrivai freddo del mio inglese perché mi studiai un po' su qualche podcast, così ho ripassato, l'inglese lo sapevo ma l'ho ripassato, e sono arrivato e mi sono trovato praticamente i giornalisti delle TV e delle radio locali che mi aspettavano all'aeroporto. Ovviamente io ero sciolto da 24 ore di volo. Loro carichissimi con questo slang, hi Christian, how are you, welcome to Melbourne, e con questo accento che per me era incomprensibile. È destabilizzante, certo. Esatto, è stato devastante, però ti garantisco che gli australiani hanno un cuore gigante e mi amano tanto ed è un amore assolutamente ricambiato. Allora vediamo se con questo aneddoto legato all'Australia abbiamo soddisfatto la domanda della mia collega oggi assente. Per ottimi motivi, Giuliana Vendola ha una domanda per te, ascoltiamola. Christian, hai portato la tua musica ovunque, le tue sonorità sono arrivate dappertutto, ma che approccio hanno avuto all'estero davanti al tuo DJ set rispetto a quello che accade in Italia? Il pubblico più disinibito nel mondo davanti ai tuoi DJ set, un premio va a... Devo dirti i vacanzieri sicuramente di Palma de Mallorca, che ovviamente si respirano vibe un po' diverse, no? Oppure Wall, Miami Beach, è stato veramente pazzesco, perché si sa che c'è un altro feeling, delle altre vibes in quei posti, e ti devo dire che disinibiti, forse Palma più di Miami. Gli australiani sono veramente estremi, e i coreani, che ho suonato in Corea del Sud, ho fatto la mia tournée anche là, ti devo dire, erano invece molto colpiti dai miei tratti, perché ovviamente ero un europeo in Corea del Sud. Quindi ero più l'effetto, sai, quando guardi, vai un po' tipo, vai al circo e guardi la scimmia, vedi come un animale, no? Sì. Strano, ecco, ero un po' visto così io dai coreani, che amo molto, però insomma, ecco, l'effetto era stato quello. Il fatto del disinibito, stavo cercando di mettere a fuoco, sì, ripeto, forse lì, barra Mykonos anche, perché Mykonos è sempre stata quel posto in cui la gente è in un'euforia tale che avvolta e coinvolta da questo vortice che praticamente la musica inizia il mattino e smette la mattina dopo. Ultimi minuti, domande bruciapelo per te. Se venissimo ad ascoltare un tuo DJ set oggi nel 2024, Love Sex American Express, la potremmo sentire sì o no, o è un capitolo archiviato e ti butti solo sulle nuove produzioni? No, assolutamente no, è il mio masterpiece, e Love Sex American Express è quel disco che mi permette di mettere d'accordo tutti, un po' tutte le generazioni, grandi e piccini, perché è un po', sai, probabilmente l'artista può sfuggire, molti possono non conoscermi, non avermi mai visto, ma sicuramente la mia musica da qualche parte l'hanno sentita attraverso la filodiffusione, attraverso la TV, attraverso la radio, il web. Quindi Love Sex è un disco che ha girato tanto e grazie a Dio continua a girare tanto. Quindi è quello che mette d'accordo tutti e non potrei mai non suonarlo. Tant'è vero che nel mio DJ set lo suono almeno un paio di volte in versioni differenti, ovviamente, durante il set, perché a seconda della condizione emotiva che voglio creare di fronte a me o voglio portare al mio pubblico, ho bisogno di mettere una versione piuttosto di un'altra. Ecco, ne ho più di una, però... almeno due versioni differenti. Un motivo in più per venirti a trovare nei club di tutta Italia. C'è un DJ britannico, DJ Fat Tony, lui ha scritto un libro addirittura con un titolo scritto a caratteri cubitali, I don't take requests, non prendo richieste. Yeah, I know. È veramente un'offesa fare una richiesta musicale ad un DJ in console? Allora... non è un'offesa assolutamente, nel caso di Fat Tony, che ha tutta la mia stima. Ha una storia pazzesca, ovviamente produttore di Boy George, Madonna, ha fatto un sacco di cose, amico di George Michael, pace l'anima sua, è una leggenda, io lo stimo veramente tanto e ha un gusto musicale pazzesco, invito tutti a seguirlo, sui social fa molto...
fa molto il comico britannico come approccio, sì. ed è molto, è molto così, molto, sì, molto, molto, molto spiritoso, però musicalmente è un'enciclopedia ed è bravissimo, ha un gusto pazzesco. Nel suo caso, diciamo che il titolo del libro è un po', se vorrei dire manipolatorio, ma nel senso è un po' autocelebrativo, perché fa parte un po' del suo personaggio, fare un po' la diva, fare un po'... Chiaro. Quindi ci sta questo titolo per Fettoni. A te che richieste arrivano in console e poi chiudiamo? Allora, in console arriva di tutto. Chiaramente devo dire che in questo momento... dipende dal target che ti trovi di fronte, sicuramente le richieste di suonare, soprattutto in Italia ovviamente, musica trap italiana, quindi trap italiana. E lì te la dai a gambe levate, voglio sperare. No, assolutamente, anzi io non denigro nessun tipo di genere, veramente. Diciamo che non fa parte dei miei ascolti quotidiani, ma fa parte del mio percorso, quindi ascolto tante cose durante il giorno e durante il giorno faccio tanti remix e tanti bootleg anche di singoli trap che poi li uso durante il mio DJ set e devo dirti che mi piacciono anche. Io consiglio di ascoltare comunque adesso la tua nuova produzione e ti ringrazio veramente di questo tempo che hai dedicato. Sei un'icona della musica mondiale e hai scelto di raccontarti a Social Night di Telebari. Thank you very much. Possiamo sperare di vederti qui in Puglia quest'estate? Assolutamente sì, il mese prossimo, sabato, non mi ricordo se è l'11 o 12 maggio, ci vedremo al Vega Gallipoli. Oh, c'è un ingresso per me, io sono lo scroccone per antonomasia. Ma è chiaro, Andrea, tu mi chiamerai il pomeriggio e io ti dirò esattamente dove ci troveremo, così entreremo insieme. Thank you, grandi cuori partono dagli studi di Telebari per Christian Marchi, thank you very much. Grazie a chiunque abbia seguito ovunque, sui telefoni, al computer, in televisione, questa puntata. Stiamo lavorando per voi per un'estate pazzesca con Social Night, grazie mille. A domani.